mangiare la pizza non c'è un momento migliore. La pizza si mangia... io la mangio a colazione. La pizza accompagna tutta la vita di un napoletano. La pizza è la vita per un napoletano. È la gioia di vivere. Per me la pizza è la vita. È come la mozzarella, voglio dire. In realtà io non ho mai iniziato a fare la pizza, io sono nata nella pizza. Sono nata e cresciuta in una pizzeria con mio padre, da piccola ho seguito le sue orme e continuo ancora ogni giorno a farlo. Io sono Maria Cacialli, titolare della pizzeria, la figlia del presidente, Napoli. Allora, nell'impasto classico della pizza napoletana c'è solo acqua, lievito, sale e farina. Per la nostra tipologia di pizza c'è una lievitazione dalle 12 alle 18 ore. L'ammacco è la parte fondamentale della pizza. Qui si dà la rotondità alla pizza. Questo sarebbe l'ammacco per allargarla, perché la pizza napoletana è sottile. Quando la vai a tagliare, diciamo, le sue fettine sono morbide, non si mantengono rigide, perciò la pizza napoletana ha questo velo, vedi? Alla fine del Settecento ci stavano già all'epoca quasi una trentina di pizzaioli che erano classificati in quanto tali e non come panettieri. Sono Luciano Pignataro, giornalista professionista, e ho scritto libri sulla cucina napoletana e ovviamente uno anche sulla storia della pizza. Napoli è una grande città dal 600 circa, c'è sempre stato un problema di sovrappopolazione. Nel 700 era la città più grande d'Europa dopo Parigi e quindi per abitudine si stava fuori casa, la pizza è il classico cibo da strada. E quindi è qui che ha trovato la sua, diciamo, naturale culla. Accomodatevi, prego! Basta pizza e divertimento, prego! Allora, adesso la condiamo con pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese Nocerino. È il classico pomodoro che si mette sulla pizza margherita, dà un sapore dolciastro e nel frattempo anche un po' acidulo. Il pomodoro diventa importantissimo nella pizza e la cambia, perché prima del pomodoro la pizza è sostanzialmente una focaccia con un poco di strutto e un poco di formaggio sopra, addolcita dal basilico o dall'origano. Invece il pomodoro la cambia completamente ed entra in una perfetta simbiosi con l'impasto. Allora, noi per la pizza usiamo fior di latte fresco e anche mozzarella di bufala. Con il fior di latte base facciamo tutte le pizze. La mozzarella di bufala è richiesta sulle pizze. Nella nostra produzione non c'è differenza, cambia il latte. Il fior di latte è di latte vaccino. La mozzarella noi intendiamo quella di bufala, quindi è latte di bufala. Sono Carmine Iovine, titolare del caseificio Iovine in Crispano, Napoli. Il fior di latte è quello più usato perché, essendo un prodotto più lavorato, diciamo, nell'asciugatura del prodotto, darà un prodotto con poco latte all'uscita, quindi non bagnerà le pizze che si verranno servite a tavola.
La bufala, diciamo, è un po' più delicata del fior di latte. Il fior di latte è più deciso, la bufala è più gentile. Ci si mette il basilico innanzitutto per i colori, bianco, rosso, verde, e poi per il suo profumo. Va messo sempre prima, sì, perché nel forno rilascia il suo sapore. La fogliolina si asciuga, asciuga tutta l'acqua e sprigiona tutto il suo profumo. Ecco, questo è il formaggio di cui ti ho parlato prima, il nostro pecorino. Questo serve a dare quel sapore, quel retrogusto che ti lascia in bocca la pizza napoletana. L'olio è fondamentale, è un sapore particolare, deve essere anche un buon olio. Il forno è l'elemento fondamentale, è come in una coppia. È come il pizzaiolo e il fornaio, sono due figure che vanno però, hai capito, vanno messe insieme. Queste due figure, uno fa la pizza, uno la cuoce. Il forno deve essere usato con legno di faggio, che brucia, non fa fumo e non dà odori particolari alla pizza. Un forno deve avere una temperatura costante di 400-450 gradi e poi cuocere la pizza in 50 secondi massimo. Allora, l'importanza del cornicione nella pizza napoletana è fondamentale. Deve avere un'altezza massima di 2-3 cm, deve essere ben lievitato all'interno. Vedi, questi alveoli? Significa che c'è stata una lunga lievitazione. E quando tu andrai a mangiarla così, ecco, vedi? È squisita. Per mangiare la pizza non c'è un momento migliore, la pizza si mangia, io la mangio a colazione. Tutti i giorni alle 11 del mattino c'ho la mia pizza piccola, il mio ricordo d'infanzia, tutti i giorni lo replico. Quindi non c'è un orario, a Napoli si mangia pizza in tutte le ore, anche di notte. Uno dei motivi del successo della pizza napoletana è che è sicuramente una pizza identitaria, cioè rappresenta una comunità, rappresenta un mestiere. Non a caso l'arte del pizzaiolo napoletano è stata riconosciuta come patrimonio immateriale dell'umanità dall'UNESCO. Cosa rende un pizzaiolo un buon pilota? Lo rende l'amore e la passione che mette nel suo lavoro, perché ogni giorno è fondamentale uscire di casa ed essere sereni lavorativamente. I ragazzi collaborano con me, vivono con me ogni mia emozione. Da lì ne esce un grande prodotto, perché tu in tutto quello che fai ci metti l'amore e ci metti la passione.